Ciao a tutti da Katia e bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi, per creare insieme a voi un nuovo progetto. È un progetto che mi è stato chiesto qualche mese fa nel mio gruppo da alcune ragazze e quindi oggi ho deciso di iniziare questo progetto insieme a voi. Vi faccio vedere subito la foto e vi faccio vedere di cosa sto parlando. Allora, si tratta di questo. È da un po' che gira questa foto su Pinterest, su internet. E niente, quindi oggi mi sono decisa, diciamo, ad iniziare questo lavoro. Allora, questo è un lavoro che si lavora in due parti, quindi si lavora il davanti e il dietro, che poi ovviamente verranno cucite. Dobbiamo lavorare, scusate, dobbiamo prendere la circonferenza della vita. Ok? Quindi poi in base ai nostri centimetri dobbiamo dividere la misura. Quindi dobbiamo fare, io per esempio, ho iniziato il mio lavoro, quindi io ho fatto per il davanti, ho già iniziato con 90 catenelle, che poi quando dovrò fare il dietro farò altre 90 catenelle, quindi tutto sono 180 catenelle, ok? E ho iniziato già a fare le mie maglie alte. Allora, come dicevo, qui dobbiamo prendere la circonferenza della vita e dobbiamo lavorare fino agli scalfi, quindi qui arrivare fin qui e poi dobbiamo diminuire per gli scalfi. Io per la mia misura qui dall'inizio, dalle mie prime maglie alte fino all'altezza, diciamo, fino ad arrivare agli scalfi, io andrò avanti per 25 centimetri. Ora voi dovete prendere la vostra misura qui dal sottobraccio fino alla vostra vita. Quindi io vado avanti 25 centimetri, però magari potete andare avanti anche 27 centimetri, 29 centimetri, 30 centimetri, 35, dipende anche dalla vostra misura, va bene? Perché non siamo tutte uguali. Quindi poi, dopo che abbiamo preso la misura, diciamo, arriviamo alla misura degli scalfi, lavoriamo, non arriviamo fino alla spalla, ma lavoriamo fin qua, in modo che poi dobbiamo fare questa lavorazione, poi si fa a parte e verrà cucita qua. Ok? Allora, come dicevo, io ho già iniziato le mie catenelle, quindi ho fatto le mie 90 catenelle e adesso vado a lavorare con tutte le mie 90 maglie alte. Io lavoro questo progetto con questo filato, è un filato della Tre Sfere, vi faccio vedere l'etichetta. È un filato della Tre Sfere, quindi è il numero 5, è un gomitolo da 100 grammi ed è 260 metri. Ho iniziato le mie catenelle con l'uncinetto del 3, del numero 3, in modo da ottenere delle catenelle morbide e quando, diciamo, perché di solito quando si inizia a lavorare, magari i punti poi tirano. E dato che noi, dopo che abbiamo lavorato la parte sopra, poi dobbiamo riprendere la parte sotto. E quindi qui deve essere, i punti devono risultare abbastanza larghi, altrimenti poi stringe e non va bene. Dopo che abbiamo fatto, diciamo, la parte il sopra, il davanti e il dietro, poi dobbiamo riprendere a lavorare e fare questi punti, diciamo, la lavorazione appunto ananas. Ok? Allora, prendetevi la misura, iniziate a lavorare e arrivate fino alla vostra altezza, fino al sottobraccio. Ripeto, io arrivo a 25 centimetri e voi potete arrivare a 27, 29, 30, 33, 35, dipende dalla vostra misura, va bene? Ok, ci ritroviamo dopo per iniziare a fare le diminuzioni per gli scalfi. Ciao. Allora, io sono arrivata ai miei 25 centimetri e iniziato già a fare una parte lo scalfo e lo scollo, che adesso noi andiamo a fare dall'altra parte, va bene?
Allora, per quanto riguarda lo scalfo, qui ho saltato 7 maglie alte e sono andata avanti fino a lasciare qui in sospeso, qui questo marcapunti è la metà del lavoro, quindi io ho iniziato con 90 catenelle e ho diviso 45 e 45. Quindi ho lasciato, ripeto, 7 maglie alte, le ho lasciate, le ho saltate. E da qui fino a dove mi sono fermata ho lasciato in sospeso 14 maglie alte, va bene? Noi adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi io ho già contato le mie maglie alte e ho già messo qui il filo in modo da poter agganciarmi subito. Quindi faccio 3 catenelle e una maglia alta. Lavoro una maglia alta in ogni maglia alta fino ad arrivare qui dove dobbiamo andare a fare lo scalfo. Quindi mi fermo, andando avanti, mi fermo 7 maglie alte prima, quindi non lavoro le 7 maglie alte. E vado avanti. Ok. Allora, arrivo qui e poi vi faccio vedere. Ecco, sono arrivata e ho lasciato le 7 maglie alte. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro e vado verso qui, verso lo scollo. Quindi vado a fare le mie maglie alte. Quando arrivo qui allo scollo devo diminuire di una maglia, va bene? Quindi adesso arrivo qui e poi vi faccio vedere. Eccomi, sono arrivata fino alle ultime 2 maglie alte, quindi faccio una maglia alta chiusa a metà. E nell'ultima maglia alta faccio un'altra maglia alta chiusa a metà. E adesso chiudo. 1, 2, 3 catenelle e giro il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare tutte le maglie così come si presentano senza diminuire. Quindi andiamo avanti fino alla fine. Ok? E poi tornate indietro, tornate di nuovo indietro verso lo scollo. Eccomi qua. Allora, ho fatto il giro e sono tornata indietro e adesso mi sono fermata alle ultime 2 maglie alte. Quindi prendo la prima maglia alta e la faccio a metà, così. Poi vado nella seconda maglia alta e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà e poi chiudo 1, 2 e 3 e rifaccio ancora. Torno indietro verso lo scalfo e faccio le maglie alte. Quindi dove noi abbiamo chiuso le 2 maglie alte, dobbiamo fare una maglia alta. Ok, andate avanti e poi fate tutto questo giro. E poi fate il giro di ritorno, tornate indietro, ok? Eccomi qua. Sono di nuovo alle ultime 2 maglie alte qui nella parte dello scollo, quindi faccio una maglia alta chiusa a metà. Vado nella seconda maglia e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo. Faccio vedere allo scollo come sta avvenendo qua. Ecco. Così. Viene questa scollatura così, che poi noi andremo, quando avremo unito le due parti, poi qui noi andremo a fare un bordino. Non vi preoccupate se questa parte vi sembra. Faccio vedere questa che è finita. Vi sembra corta?
poi da qui dobbiamo continuare con un altro motivo, va bene? Quindi poi quando dobbiamo unire le due parti, il davanti e il dietro, poi dobbiamo fare un'altra lavorazione che parte da qui e va nell'altra spalla. Va bene? Ok. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi adesso faccio le 3 catenelle. Abbiamo diminuito la maglia. 3 catenelle. Giro il lavoro. Lavoro una maglia alta sulle due maglie alte chiuse insieme. Faccio il mio giro. Allora, lavoriamo questo giro tutta maglia alta. Nel giro di ritorno facciamo un altro giro tutta maglia alta senza diminuzioni e poi staccate il filo. Va bene? Ok, ve lo faccio vedere. Allora, io ho finito il giro dove ho fatto la mia diminuzione, ho finito tutto il giro. Adesso faccio il giro di ritorno verso lo scollo, faccio tutte maglie alte senza diminuzioni e taglio il filo, e quindi il davanti al momento è fatto, è finito. Dopo che avete finito la spalla, che avete staccato il filo, iniziate a fare il dietro e arrivate sempre a 25 centimetri. Per chi sta seguendo la mia misura, per chi sta facendo, vuole fare una maglia più grande, si può proseguire e fare più giri, più centimetri. Ok, allora io sto facendo una 44 44 46 e quindi iniziate a fare il dietro e vi fermate a 25 centimetri e poi facciamo gli scalfi e vi faccio vedere anche la parte dietro come va lavorata. Va bene? Ok, a dopo, ciao. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata ai miei 25 centimetri e ho già fatto lo scalfo e lo scollo, che adesso noi andiamo a fare dall'altra parte. Qui, dalla parte dello scalfo, ho saltato 7 maglie alte e poi sono andata dritta. Qui, invece, dalla parte dello scollo, ho lasciato, diciamo, in sospeso 14 maglie e ho iniziato a diminuire di una maglia e ho diminuito una maglia ogni due giri fino ad arrivare qui. Ok, quindi adesso lo facciamo da questa parte. Allora, prendo il filo, passo da qui. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ed entro qua. Prendo il filo e faccio il mio nodo. Faccio 3 catenelle. Allora, 1, 2, 3. Vediamo se riesco. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà. Vado nella maglia seguente ancora, un'altra maglia alta chiusa a metà. E chiudo tutto insieme e vado avanti e mi fermo, quindi devo saltare qua. Sono 2, 4, 6 e 7, quindi devo lavorare tutte queste maglie fino a questa maglia. Vediamo se trovo un marcapunti.
Ecco, e metto qua il mio marcapunti. Quindi ho fatto la mia diminuzione e vado avanti. Allora, questo marcapunti è questo centrale, è per dividere il lavoro. Quindi io ho iniziato con 90 catenelle, 90 maglie, quindi ho diviso 45 e 45, ok? Per avere uno scollo abbastanza largo, ho deciso di lasciare in sospeso 14 catenelle. Voi, se volete uno scollo che non sia molto largo, potete, diciamo, diminuire meno maglie, ok? Allora, arrivo fino al mio marcapunti. Ok, arrivata fino al mio marcapunti, ho lasciato le 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso faccio 1, 2, 3, 3 catenelle, giro il lavoro e torno indietro. E quindi adesso arrivo qui e poi quando finiamo il giro, nel giro di ritorno, dobbiamo diminuire la seconda maglia, la seconda volta, ecco. Quindi andiamo avanti con le maglie alte. Ecco, sono arrivata quasi alla fine, quindi faccio una maglia alta. Dove noi abbiamo lavorato le due maglie insieme, lavoriamo una maglia alta e una maglia alta nella prima catenella. Adesso facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro e facciamo la seconda diminuzione. Quindi entro nella maglia seguente, faccio una maglia alta, vado nella maglia seguente ancora e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà, non chiusa. E quando ho 3 punti sull'uncinetto chiudo tutto e continuo con le mie maglie alte. Quindi, come ho detto all'inizio, dobbiamo diminuire ogni 2 giri. Ok, adesso andiamo avanti per questo giro. Andiamo verso lo scalfo. Poi torniamo indietro, finiamo il nostro giro. Quando poi dobbiamo girare il lavoro e ricominciare, dobbiamo fare un'altra diminuzione. Va bene? Ok. Eccomi qua. Allora, io ho fatto anche il dietro. Ho fatto i miei 25 centimetri. Quindi adesso dobbiamo andare a fare lo scalfo e dobbiamo ripetere le 7 diminuzioni, quindi dobbiamo diminuire 7 maglie alte. Va bene? Allora, e faccio così come ho fatto con il davanti. Faccio delle maglie bassissime e salto le 7 maglie alte. Quindi sono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'ottava, faccio 3 catenelle e continuo le mie maglie alte. Ok, quindi adesso lavoro fino ad arrivare qui. Arrivo qui, diciamo che salto le ultime 7 maglie alte, ok? E poi vado avanti per altri, andiamo avanti poi a lavorare a maglia alta per altre 12 giri. Comunque adesso lavoriamo questo giro così e arriviamo qui alle ultime 7 maglie alte. Eccomi qua. Allora ho fatto tutto il giro e sono arrivata qui alle ultime 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi queste 7 maglie alte non le lavoro. Faccio 3 catenelle
giro il lavoro. Quindi adesso vado avanti a lavorare sempre a maglia alta e lavoriamo in tutto per 12 giri. Quindi facciamo in tutto 12 giri da qui, da dove abbiamo iniziato la diminuzione, andando avanti ci dobbiamo fermare a 12 giri, ok? E poi vi dico come andare avanti. Allora, eccomi qua con il davanti e il dietro. C'è una piccola rettifica. Quindi, quando noi abbiamo finito qua le spalle del davanti, questo è il davanti. Quindi, noi per finire, per arrivare fino all'altezza, in tutto con le diminuzioni, dopo che abbiamo diminuito 3 volte, quindi poi in tutto. Dalla prima diminuzione fino alla fine dobbiamo arrivare a 12 giri. Perché io sono arrivata a 8, però 8 non andavano bene. Quindi in tutto dobbiamo fare 12 dalla prima diminuzione fino alla fine. Quindi dobbiamo diminuire 3 volte ogni 2 giri. Dopo che abbiamo finito le diminuzioni, andiamo avanti senza aumentare e restano. A me sono rimaste 21 maglie, ok? 21 maglie di qua e 21 maglie di qua. Ora con il dietro io sono arrivata all'altezza e ho fatto le mie 12 dallo scollo, dallo scalfo qua fino a questa altezza ho fatto 12 giri. Adesso io ho chiuso il filo perché è finito il gomitolo, quindi ricomincio a fare. Dobbiamo adesso saltare 21 maglie, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quindi entro qua, prendo il filo, faccio il mio nodo. 1, 2, 3. Allora prendo anche un marcapunti e conto le 21 maglie da questa parte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quindi arrivo, devo fare tutte queste maglie alte e queste non si lavorano, ok? Allora facciamo le maglie alte e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 maglie. Quindi lavoriamo 32 maglie a maglia alta. Allora, ve lo dico subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 7 giri. Allora, io non ho uno schema davanti, sto lavorando guardando una foto, quindi cerco di capire da questa foto i punti che noi dobbiamo andare a fare, i giri, perché purtroppo non ho lo schema. Quindi, se riesco a pubblicare il tutorial, allora vuol dire che ci sono riuscita solo guardando una foto. Ok, allora arriviamo fino a qui, dove c'è il marcapunti, e facciamo 7 giri. Ricontrollo di nuovo i giri, 3, 4, 5, 6, 7 giri, 7 giri a maglia alta. Quindi da qui a qui dobbiamo fare questo, da qui a qui per 7 volte, ok? Ecco qua,
Dopo che abbiamo fatto i 7 giri, adesso potete chiudere i punti, cioè potete spezzare il filo. Ok? Adesso andiamo a fare un altro lavoro. Allora, questo è così. Allora, questo è il dietro. E su mettiamo il davanti, così. Ok? Qua, questo è il davanti e il dietro. Adesso invece dobbiamo fare un altro lavoro che riprendiamo qui le spalle. Ok? Iniziamo poi. Dobbiamo fare un lavoro qui sulle spalle e poi iniziamo a fare il punto ananas per quanto riguarda le braccia, le maniche. Ok? Allora, fatto il davanti e il dietro, adesso dobbiamo iniziare a fare questa lavorazione, che questa poi va applicata sulle spalle, quindi va cucita. Questa è la parte esterna, quindi da qui dove c'è questo bordino va cucita sulla spalla, sia sul davanti e dietro della spalla. Ok, che adesso noi andiamo a fare l'altra. Allora, io per portarmi avanti ho già avviato le mie catenelle e ho fatto un giro tutto di maglie basse. Quindi io per fare questo ho iniziato con 47 catenelle. Non c'è una misura, diciamo, io ho preso la misura delle mie spalle, quindi il davanti e il dietro, e all'incirca ho fatto questa misura, che se non sbaglio è 20 centimetri da una spalla dal davanti al dietro. Quindi io ho preso la misura come se fosse una spallina di un reggiseno, ecco, dove arriva il davanti e il dietro. Ho messo il metro sulla spalla e ho preso la mia misura. In queste catenelle, in questa misura che voi poi andate a prendere, devono risultare 3 di questi motivi. Ok, quindi io così l'ho fatto, ripeto, io sto lavorando su una fotografia, quindi non ho un modello, non ho uno schema, e ho trovato uno schema su internet, però è talmente è illeggibile, non si capisce niente. Quindi io ho preso la foto e sto cercando di capire i punti, come vanno fatti. Quindi io qui ho saltato delle catenelle, però non c'è un numero esatto. Ho saltato delle catenelle in modo da ottenere 3 di questi motivi. Ok? Quindi voi fate altrettanto. Io, per esempio, ho fatto le mie 47 catenelle. Adesso farò la stessa lavorazione, giustamente, che ho fatto qua. Però se poi lo dovete fare voi, io non vi so dire la misura esatta per arrivare ad ottenere 3 di questi motivi. Io ho provato tante volte finché ci sono riuscita. Allora, comunque, ho fatto quindi le 47 catenelle e un giro tutto di maglie basse, quindi ho lavorato 47 maglie basse. Adesso inizio e faccio 3 catenelle. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta, poi vado nella maglia seguente e faccio un'altra maglia alta. 3 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, salto. Allora, scusate, 1, 2, 3 maglie. 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2, 3, salto una maglia e vado a fare un ventaglietto. Scusate un attimo, controllo bene se una. Sì. Vado a fare un ventaglietto.
Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 2 maglie alte, 3 catenelle, quindi salto 2 maglie, 1, 2, nella terza vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Salto 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle. Quindi salto 2 maglie, 1, 2. Nella terza faccio il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, salto 2 maglie, nella terza faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 maglie, nella terza ventaglietto. Uno, due. Vediamo. Allora, qui mi risulta leggermente più lungo, quindi qua vado a saltare più maglie in modo che finisco alla stessa maniera. Allora faccio 3 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta vado a fare una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e vado a finire con 2 maglie alte. Allora, se riesco a prendere. Uno e due. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Giro il lavoro e faccio ancora una maglia alta. Adesso vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado al centro qui delle 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto del ventaglietto e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1, 2, così. Adesso ripetiamo. 5 catenelle, una maglia bassa al centro delle 5 catenelle, 5 catenelle e un ventaglietto. Ok? Quindi andiamo fino alla fine. Bene, adesso facciamo il prossimo giro. Ho già fatto le 3 catenelle, quindi giro il lavoro e faccio ancora una maglia alta. Questo punto è troppo largo. Allora, una maglia alta. Adesso invece di 3 catenelle ne facciamo 2 e facciamo una maglia bassa qui nelle 5 catenelle. 5 catenelle e facciamo una maglia bassa qui nell'altro archetto di 5 catenelle. 2 catenelle e adesso facciamo ancora il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Così, 2 catenelle e facciamo di nuovo la maglia bassa qui
nelle 5 catenelle, nel primo archetto. 5 catenelle e facciamo un'altra maglia bassa nel secondo archetto. 2 catenelle e ricominciamo a fare il ventaglietto. Quindi facciamo le due maglie alte, 2 catenelle di separazione e ancora 2 maglie alte. Così. E quindi andiamo fino alla fine. Ok, finito il giro, adesso ricomincio 3 catenelle, vado nella seconda maglia alta e faccio una maglia alta. Adesso dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto prima, quindi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare una maglia bassa qui al centro delle 5 catenelle. 5 catenelle. E andiamo a fare il ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, quindi dobbiamo fare sempre questi due giri e dobbiamo lavorare fino ad ottenere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ventaglietti. 10 di questi ventaglietti. Ok. Arriviamo fino all'altezza e poi andiamo avanti. Allora, eccomi qua. Fatte le nostre spalline, le abbiamo fatte tutte e due. Io ho preso il lavoro il dietro e il davanti, li ho messi così uno sull'altro. Adesso stavo iniziando a mettere qui con degli spilli la prima spallina. Questa, diciamo qui dove ci sono le onde, questo il bordo così ondulato, questo è l'esterno e questo con il bordino così va all'interno. Ora qui noi, questo è il davanti, quindi con gli spilli stavo mettendo così per farvi vedere. E poi lo dobbiamo fare anche qui sul dietro, quindi giro il lavoro così. Quindi ho messo qua gli spilli e devo mettere qui che poi va cucito anche qua, vedete? Così e così va cucito. Allora io metto degli spilli così. E poi con dei punti invisibili si va a cucire. Allora. Mettiamo così. Adesso io lo sto mettendo così tanto per farvi vedere. Però poi lo devo mettere bene, in modo sistemato, da poterlo cucire giusto, dritto. E per farvi rendere un po' l'idea come va. Ok. Preferisce invece di cucire lo può applicare con sempre con l'uncinetto con delle maglie basse o bassissime. Ok, allora questo il lavoro va così. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Quindi dobbiamo cucire tutta questa. Questo è il dietro, quindi dobbiamo cucire questa parte così a L e poi qui sul davanti. E questo è la nostra spalla, ok? Quindi adesso cucite tutte e due le spalle, le spalline, cucite i fianchi. Io ancora non ho finito di cucirle, le ho cucite così un pezzetto. E poi andiamo anche dall'altra parte. E mettiamo l'altra spallina così.
Ok, adesso io non vi faccio vedere come vado a cucire, anche perché altrimenti il video non finisce più, poi è troppo lungo. Quindi cucite tutte e due le spalline e poi iniziamo a fare le maniche. Ok, a dopo, ciao.